Ragazzi, io e Gigino siamo stati invitati da una gang di Smiley Critters a costruire una zattera su Roblox. Succederanno cose stranissime. Andiamo. Guarda, Max, dove ti ha portato oggi? Un pigiama party. Non ci posso credere. Dopo una vita che mi rompe le scatole, che deve andare in pigiama party, finalmente siamo davvero arrivati a un pigiama party. E adesso mi devi spiegare perché mi hai fatto mettere un vestito di catnap. Sono imbarazzante. Perché questa è pigiama party, sono a tema, c'è il tema folletto, il tema Natale, e noi abbiamo scelto il tema Smiling Crickers. Ma no, voglio tornare a casa. Ci divertiamo. Ma quindi scusami, oltre a noi due c'è anche qualcun altro a questa festa? Ci sono altri due miei amiconi. Oh, paura, ho veramente paura. Ma poi guarda il tuo vestito, scusami. È bellissimo. Io ho cercato il vestito migliore in circolazione. Guarda com'è bello, come calza bene, come di qualità. Tu che problemi aveva il tuo stilista? Farti notare il mio sedere. Oh, una curva di tutto rispetto. E poi però giustamente il bastone per i selfie doveva rimanere quello là, certo, perché io sono sempre online sulle foto. Va bene, va bene, allora io vado avanti, ma scusami. Andiamo. Io sono veramente curioso di sapere dove stanno i festeggiati. Dove sono? Dovrebbero essere qua in giro. Oh madonna santa. Che cosa stanno vedendo i miei occhi? No! Guarda che bella questa zattera. Guarda quanto è bella. Guarda, guarda, fra, guarda. Sì, sì, hai proprio ragione. È proprio bella questa zattera. Ora sì che possiamo andare in mare, finalmente. Gigino, scusami. No, tu devi darmi delle spiegazioni. Ma chi sono questi? Come li hai conosciuti? Perché stanno sulla zattera a forma di pe? Io non ne posso più. Cioè, solo gli amici tuoi potevano fare una roba del genere. Solo gli amici tuoi. Ma ti spiego. Noi ci siamo conosciuti in un club di cricket. E poi abbiamo fatto i pigiama party assieme. In club di che? Di cricket? Si chiama cricket. Cricket, lo sport. Ah, di in un club di cricket. Comunque, sì. Vabbè, ciao, piacere. Come vi chiamate? Io mi chiamo Piggy, 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 Piggy. Non ho capito. Tu l'hai capito come si chiama, Gigi? Allora, il suo nome è vero, non me l'ha mai detto. Abbiamo dei nomi in codice. Ok, quindi io lo richiedo. Come ti chiami? Piggy Piggy. Piggy Piggy, ah, come lo Smiley Critters. Ecco, ora capisco. E tu invece come ti chiami, orsetto rosso? Bobby. Wow. E allora si chiama Piggy Piggy Bobby. Va bene, va bene. Bobby mi sta simpatico. Scusate, questa vostra creazione, che cosa sarebbe? La nostra zattera. È una nuova zattera subito per arrivare al nostro tesorino, perché vogliamo tutto l'oro per diventare molto ricchi. Va bene, allora io non so, non sono un architetto di zattere, non sono un professionista, ma vi consiglio di cancellarla perché non è per niente funzionale una roba del genere. Ora costruiamo una zattera per noi fatta per bene, perché a quanto pare Gigino non mi aveva avvisato che questo pigiama party era basato sul costruire zattere. Pigiama party un po' strano. Io un pigiama party un po' strano, ma ti ripeto, visto che sono laureato in aerospazialità, è facile farla, dai su. Scusatemi, ma una domanda, ma voi come vi chiamate? Io mi chiamo Max e lui si chiama Gigino. No, ma scusami, Bobby, hai sentito pure tu quello che ho sentito io? No, voi non potete chiamarvi così, ora vi uccideremo subito. No, cosa? Venite qua. No, Gigino, dove mi abbiamo portato? Non puoi andare in mare che muori, aspettate, fermi. Gigino, ti prego, salvami, dove mi hai portato? Allora, aspetta, se questo è un coso tema Smiley Critters, forse ho capito. Stavo scherzando, scherzavo tantissimo. Io non mi chiamo Max, era un soprannome. Io in realtà mi chiamo Catnap. Io sono Dog Day. Ora si spiega tutto, ora sì che siete ammessi, sì. Oh, molto meglio. Vedi, allora, Gigino, dobbiamo chiamarci Dog Day e Catnap. Io sono Dog Day, tu sei... No, è contrario, vabbè. Allora, ragazzi, quindi venite qui, proda ciurma. Dobbiamo costruire un pochettino qui delle robe su questa zattera. Però mi sa che abbiamo pochissimi... No, ragazzi, basta. Ma, Gigino, questo l'hai fatto tu, io lo so. No, io non ho fatto niente. Allora,
iniziamo con una zatterina piccolina, perché prima dobbiamo capire il funzionamento. Quindi aiutatemi a piazzare i blocchi. Dobbiamo renderla magari non troppo, cioè non per forza sicuro. No, ecco qua, già stava sembrando di nuovo un peggio, Gina. No, non ho fatto niente, non li ho istruiti. Mi verrebbe da dire il contrario. Io sto finendo di già i blocchi, si vede. Aspetta. Che mi sa che bisogna shoppare un po' di risorse. Vai, mettete il blocco, ecco. Vabbè, non fa niente. Adesso mettiamo due sedioline, una qua e mettiamo anche la cosa qua dietro del motoscafo. Guarda, ecco, che roba di qualità. Poi qua uno si piazza sopra e mi sa che siamo soltanto con tre sedie. Bobby Ma come? Bobby, no. dai, sali. Vieni, ti ho fatto una sedia. Oddio, ma avevi un'altra sedia tu, Gigino? Certo, io sono un sedia man, andiamo. Allora, metto questi altri due blocchi qui davanti che non so per quale motivo ce li ho. Allora, bisogna lanciare la barca. Gigino, clicca lancia di lato che dobbiamo partire. Aspetta, lancia! Andiamo! Stiamo partendo per... Sul mare! Speriamo di vedere un temporale! Io non mi voglio schiantare! Contro la tangenziale! E noi andiamo sempre a comandare! Let's go! Siamo i re di questo laghetto! O di questo fiume, quello che è! No, what? Ok? Ci sono dei sassi! Ci sono dei sassi! Guida, destra! Gira! Si può cambiare di direzione! Gira! Bravo! Ma stai cambiando tu direzione, Gigi? Io non sto a fare niente! E chi è che cambia direzione? Non lo so! Sono io, vi sto guidando verso l'infinito e oltre! Mamma mia, il porco! Che cosa è il porco? È un maialino, scusate, mi sembra un po'... Allora, guarda di lato, Gigino. Ci sta tipo una classifica di robe che dobbiamo scalare. Oddio! Si sta distruggendo una zatta! No! Dobbiamo mettere un po' di lava attorno! Cosa? Dobbiamo fare una barca sicura. No, quello è Minecraft, Gigino, non devi mettere una lava attorno. Allora, guarda di lato, stiamo proseguendo e stiamo andando sempre più avanti. No! Il Titanic! Ok, dobbiamo cantare una canzone per rimanere a bordo. Noi non vogliamo affondare. Perché affondiamo, lo mandiamo a cagare. No, what the f- Ma dove siamo finiti? Aiuto! Oddio! Ci sono delle palle! Mamma mia! Mi piacciono le palle! Bobby, come procede il viaggio? Male, è finita! Ragazzi, ho perso la testa! Abbiamo perso il motore! Io ho perso la testa! Non so se la cosa da fare! Pure Bobby ha perso la testa! Bobby ha perso il corpo! È morto Bobby! No! Bobby! Bobby! I'm still standing. No, scusate, fermi tutti. Aiuto! No! Mi sa che siamo a parte tutti. Ma che cos'è qua? Di Willy Wonka col cioccolato. Comunque, Gigino, dimmi. Ho visto una roba incredibile. Cos'hai visto? Sotto la maschera di Porkman ci stava un cuoricino, una roba strana. E cosa significa questo secondo te? Boh, non lo so. Comunque devo farti un applauso. Abbiamo fatto bene, per essere all'inizio abbiamo fatto veramente molto bene. Un applauso a tutti, applauso! Bravi tutti, ma vogliamo cos'è di più. Questo? Oddio, c'è un bauletto. L'ho aperta io, papà, cos'è? C'è oro! Quanti bauletti! Ma non servono a niente! No? No! Ma mi sa che questi servono per proteggere la nave, credo! Però leviamoli magari! Levate i cosi! Ok! Allora, Gigino, dobbiamo diventare più grossi! Per diventare più grossi bisogna sciopazzare un po'! Infatti io c'ho ben 23.067 cose che sono lingotti d'oro. E adesso devo sciopazzare tutto. Allora, vediamo un pochino quali blocchi abbiamo a nostra disposition. Allora, per 275 d'oro mi dà 50 blocchi di stone. In teoria anche voi dovreste avere dei Robux, giusto? Sì, l'abbiamo anche noi. Allora, quindi shoppate ciò che vi dice
invece il cuore. Però se io shoppo i blocchi, voi shoppate qualcos'altro, tipo, non lo so, dinamiti, calamite, bottoni, cose che potrebbero servire, roba interessante. Poi fatemi sapere che cosa shoppate. Io proseguirò come inizio con dei blocchettini. Max, ho fatto il devasto. Cosa hai fatto? Ho aperto una cassa leggendaria e mi ha dato un bordello di roba. Ma come hai aperto una cassa leggendaria? E l'hai shoppata? Eh sì. Ma te sei pazzo! Ma potevamo semplicemente shopparsi i blocchi. Mi sa che tu già hai finito i soldi. Quanti soldi hai ancora? No, ma non costa niente la casa. Ne ho ancora 700 di oro. Ho speso solo 100 Robux. Quanto hai speso? Ho speso 400 di oro. Ah, bene, interessante. Allora, solo 400, vabbè. Allora, tre stack di pietra li vado a shoppazzare. Oh, mamma mia, quanta pietra. Però, in realtà, io volevo prendermi un gadget. Un gadget clamoroso, che però voglio tenermi per dopo. Voglio tenermi per dopo perché è un gadget che secondo me per le cose iniziali non va bene. Quindi Gigi, tu cosa hai trovato? Allora, io ho trovato 91 di pietra, un sacco di cose. Poi abbiamo dei palloncini, un motoscafo nuovo, un bottone. Ok, allora voi porco e pochi, che cosa state shoppando? Aiutatemi a costruire. E allora inizio io. Volevo dirvi solo che ho praticamente comprato 3 palloncini e una mongolfiera. E adesso tu devi spiegarci un attimo che cosa serve un palloncino e una mongolfiera per costruire una zattera. Ma perché secondo me queste cose ci faranno volare tantissimo e quindi riusciremo a non prendere tutti i sassi. Ma tipo volare. Esatto, sì, no, sì, tu. Oh, cantare. Max, oh. Ma scusa, fai la zattera un po' più grande che abbiamo i blocchi, no? No, ma la facciamo, è che voglio fare una cosa aerodinamica. Guarda, Sì. Ma facciamo così. Gigino, però aiutami, no, non posso costruirla solo io. Ma dimmi cosa vuoi, non ho capito, stai facendo un pe... No, sto facendo vari blocchi. Fate come credete che meglio sia. Questo è sempre una prova. Dovete aggiungere roba per renderla più solida possibile. C'hai ragione, allora costruisco, Costruite tutti quanti. No, Gigi, però questa roba non ha senso. Che cos'è? Pietra dura. Oh, guarda lì come stanno costruendo gli altri smiley critters. Si vede che sono professional. Ma guarda che io sono laureati in scienze. Allora, chiediamo un pochino a Bobby. Bobby, quali sono le tue idee di costruzione? Illustraci un po'. Non ne ho idea. È un disastro. L'importante è come va. È un po' un disastro, Bobby, comunque. È solo un po', giusto un po'. Allora chiediamo a Piggy, che lui secondo me ha le idee molto più chiare. Piggy! Allora io sto semplicemente mettendo tantissimi palloncini, perché come potete vedere tutti questi blocchetti qua servono a costruire dei palloncini che ci faranno volare e arrivare subito al tesoro finale. Ma siamo sicuri? Io non credo. Ho idee di come diventano palloncini. Io boh, non lo so. Comunque mi sto già iniziando a rompere, a piazzare questi blocchi. Muoviamoci che voglio navigare. Oh, io sto, mi sa che ho fatto un po' di disastri qua, Cosa? Io sto buildando tutto storto, ma vabbè, i blocchi ce li abbiamo. Non è un problema, noi ci andiamo a potenziare sempre di più. Comunque, secondo me, ragazzi, dobbiamo andare a piazzare anche dei blocchi di protezione tipo davanti. Così, se ci andiamo a schiantare, esatto. No, ma ce li ho io, guarda. Ci proteggiamo, guarda, così. Io c'ho questi, guarda qua, pam. Oh, è bello prima, vai, piazza tutto. Stavo dicendo, non mi ascolti. Scusami, ma leva questi. No, rimangono anche questi, virati. Non li posso mettere. Metti bene, allora, devo metterti una roba dritta? Oh, ecco qua, grazie. Vedi, basta chiedere. Allora, continuiamo a costruire qui avanti. Qua il piazza, buco. Allora, piazza, buca. Tutto a caso. Non devono esserci buchi, perché se ci sono buchi mi sa che affondiamo, no? Mi sa proprio di sì, chiudi tutto. Mamma mia, è proprio un bug vivente sta zattera comunque. Abbastanza, ragazzi, allora. Dovete chiudere anche di qua, signori, ci siete? Sì, ci siamo, pure noi, stai tranquillo. Va Guarda bene. Io che cosa sto comprando, li sto mettendo pure da questo lato per chiudere, per evitare di cadere. Mamma mia, ho messo un cannone. No, Gigino, i cannoni sono delle cose bruttissime. Non puoi dire che hai messo un cannone, che la gente ci muore.
No, lascia stare. Vado a shoppare, okay. Un baule leggendario. Vediamo che cosa vi esce. Tanti blocchetti diversi, dei troni, dei bottoni. Incredibile. Mamma mia, ma sei proprio pifra te. Allora, scusami un attimo, ma penso di avere l'idea del secolo. Cioè? Penso proprio di avercela. Sì. Sparamela, la voglio allora, sapere. Allora, questa idea mi costerà un po'. Tipo? Non ho abbastanza Robux. Va bene, lascio prima. Cosa? Per caso qualcuno di voi ha tipo 250 Robux? Io devo vedere se ce li ho. Controllate, porci, vai. Non puoi far così. Allora, vedete, ce l'avete? Io ne ho ben 300. Bene, allora, se andate nel menu dovrebbe esserci tipo una roba che si shoppa con 250 Robux, che sono dei propulsori. Esatto, te li sto regalando tutti. Mamma mia, sei proprio un porco gentile. Fatelo dire, non è abbastanza Robux. E allora va bene, shoppalo tu e pensaci tu. Io piazzo i troni, guarda qua. Sì. Guarda che trono. Max, metti i propulsori e piazzali dietro. Max, ok, li sto piazzando, li sto comprando tutti. Che c'è Gigino, che cosa c'è? Io mi sa che sto per spendere 250 Robux per diventare un pollo. Cosa? Sì. Un pinguino. Ma non puoi diventare un pollo. Dammi un attimo, io compro. No, Gigino, no, non puoi. Sì. Non puoi. Vado, non puoi. No. 3, fate partire la prima che sia troppo tardi, ragazzi. Non lo sciopo, lanciamo, vai, siamo pronti. Ho preso tantissimi propulsori io. Ok, vado, lancia, via. Si sta staccando. Ma Max, cosa hai combinato? Problema tecnico. Siamo fuori dalla mappa. No, ragazzi, il problema. Sono morti. Ops. Problema tecnico, ragazzi. Abbiamo buttato tutto, veramente. Io non ho. Tu sei un deficiente. Ma scusate, ma io ho fatto partire i propulsori con il pulsante. Ma non va bene, mi sa che hai attivato tipo tutto quello che c'era. Ricostruiamola. Bene, ciurma. Ora sì che siamo con. Mamma mia, Gigi. Io sono su un. No, io mi sono fatto il trono in alto per osservare tutto. Facciamo partire. Andiamo. Vai. 3, 2, 1, vai. Oddio. È andato giù uno. Che succede? Perché siamo giù uno? Abbiamo perso un soldato, ragazzi. Abbiamo perso un soldato. Allora, c'è un problema tecnico. Che succede? Facendo un po' di calcoli astrofisici, vedo che siamo storti. Siamo storti, ma cosa sta succedendo, Gigino? Questo è perché faccio fare le costruzioni a te. Ma io ho fatto solo il mio pe, mi sono seduto. Allora, Bobby, dai. Oddio, perché ci siamo girati? Siamo ancora qui. Bobby, parlami un po' della tua vita. Parlami un po' della tua vita, perché noi siamo qua sopra questo fiume che tra poco ci schianteremo sicuramente. Quindi facci sentire un po', Bobby. Cosa ti ha portato ad essere Bobby? Tanto tempo fa ero un bambino a cui piaceva tantissimo il colore rosso. Ok. Da lì mi sono messo un pigiama rosso. Wow. E poi? Okay. Rosso. Non ci posso credere, che storia strappalacrime. Lo perché so. Poi sei diventato un orsetto che vuole dare tanti abbracci? Perché mia mamma non ne ha mai dato. No, mi dispiace. Gigino, perché ridi? Gigino, non devi ridere, sei un pezzo di bango. Perché a me era la stessa situazione. No, dai, mi dispiace. Mi abbraccio io, va bene? No, non lo voglio. Vabbè, allora, c'è il porcellino che è morto. Porco? Sì, mi sentite? Vi sto aspettando da sopra. Da sopra? Come da sopra? Scusami. Esatto, no. Sto volando, solo che... Allora, maialino, fai una cosa. Mentre noi continuiamo questo viaggio che è disastroso, costruisci qualche altra zattera. Così quando torniamo ce l'abbiamo già pronta. Va bene, inizio subito
Solo che non ho blocchi, mi sa che devo shoppare un altro po'. Sì, shoppati un po' di blocchettini, shoppati qualcosa. Io sono pieno di monete, dopo shoppiamo roba incredibile. Sì, ma scusate, mi sa che serve qualche altra canzone, Cicino. E al di là del sole troviamo il mare, e dentro il mare troviamo i pesci. E continuo io, freestyle. Vai. Siamo sul fiume, avanti noi andiamo. Noi continuiamo insieme a Bobby. Bobby è un grande scimmione. No, invece è un orsacchione. Ho fatto la rima. Bobby, continua tu, Bobby. Su questa nave andiamo alla riscossa. Mia mamma nella zona rossa. Nella cantina rossa. Nella cantina, no, la cantina no. Ma dove siamo finiti? Ma cos'è questo, un circo? No, mi sono arrivate delle carte addosso. Guarda come le devio. Un 360. Ci buttano le carte, ma noi le schiviamo. Perché siamo dei maghi. Non è vero, non siamo dei maghi. Facciamo schifo. Ci facciamo veramente schifo. Non sappiamo fare nemmeno un po' di freestyle. Ci stanno continuando a sparare robe addosso. Palle. C'è la bomba. Carte. Oddio. Però guarda. Devo dirti la verità, l'ho sistemato. Oddio, what the fuck is going on? No, Gigino, hai perso il vestito! Gigino! Oh mio Dio, ragazzi, sono sempre io! Ma quelli non sono Smiling Critters! No! Ragazzi, no, vieni qua! Devo sedere, ok! No! È morto Bobby, meno male, Gigino. Ma Max, ma siamo pelati. No! Oddio! Sali! Sono vivo! Siamo pelati! Sali sulla poltrona su! È un casino! No! Io continuo il viaggio da solo. Come andiamo? Va bene. È stato bruttissimo. È stato un viaggio uno dei peggiori che abbia mai fatto in tutta la mia vita. Maialonso, come prosegue? Allora, l'unica cosa che io un po' finito i Robux è qua, manca un bel po' di lavoro. Ma vi faccio vedere io. Ma Max, che c'è? Io sto continuando il viaggio. Oh, continua, tu batti. Io tiro dritto, Tu tira dritto. No, le bombe! Se io apro la sezione menu, dovrei avere degli oggetti particolari. Acquista questo strumento per ridimensionamento. In teoria, io adesso vado a spendere tanti soldoni perché facciamo una roba clamorosa. Guardate qui, Tipo? Guardate qua. Io la piazzo un blocchettino, poi faccio così e lo vado a ingrandire! Ma tu sei un po' crazy, secondo me. Guarda qua. Però mi sa che non si può ingrandire in lunghezza. Max, io sono al livello finale. Ma come sei al livello finale? Io qua la barca va a lasciarla andare, diceva mio nonno. Qua il peso si è impossibile. Aiuto, non entra. No, Gigino, non possiamo. Non puoi raggiungere la fine da solo. No, ma vai tranquillo che mo muoio, È un disastro. Ma noi, scusate, cosa sei? Guarda qui quanto lo posso allungare. Allora, ma facciamo una zona parallela di qua. Guardate, ma vi faccio vedere io. Mo piazziamo vari blocchettini. Gigino, guarda che se finisci da solo non vale. Dobbiamo finire in compagnia, tutti quanti, perché è un pigiama party di amici. Gianni, ma io qua sono alla fine. Aiuto, non c'è più spazio. Sono morto. Ok, va bene, doveva succedere. Guardate qui, ragazzi, con il mio nuovo strumento. Che cosa sto facendo? Oddio, ma che figata, ma è bellissimo. Ma lo voglio pure io, ma come fai? Ho speso tanti soldoni che sicuramente voi non potete spendere. Però guarda, vi dico io, per voi non spendeteli, ve lo auguro, perché veramente qua mi dà comunque un po' troppo. E qua, io ho capito, Che cosa hai capito? Ho capito che qua non serve fare le cose tutte studiate così. Dobbiamo solo mettere tanti blocchi che ci fanno da muro. Ma fidati. Dici che questa roba funziona? Sì, io ero lì dritto, che tiravo dritto e nessuno mi diceva niente. Potrebbe essere così allora la soluzione. Potrebbe proprio essere così. Guarda, io qui sto costruendo delle mura protettive che potrebbero sicuramente darci una mano. Ma che cosa sta facendo questo?
Ma cos'è? Ma cos'è un alpione? Ma si stanno picchiando. Oh mamma mia, ragazzi, dobbiamo mettere i remi. Non vi dimenticate, cioè no, i remi, i motori qua dietro. Mettete io ne metto uno qua. Mettete i motori, mettete i motori. No, Gigino, non metterlo troppo sottoterra, che sennò ci bugghiamo, secondo me. Hai ragione. Cambio subito. Hai ragione. Allora, io qua invece metto un trono, due troni. Ah, vedi? Ah, guarda! Cioè, con quello lì tu puoi. No, basta attivarmi! Come mi levo? Aiuto! Ma chi è che mi ha attivato? Levate sto coso, è inutile! Levate sto alpione! Però aspetta, in realtà potrebbe servirci perché ci tiene comunque stabili alla vostra zattera. Però comunque, secondo me qua vanno fatti tipo dei muretti. Così, vedi? Dice? Sì, bisogna farli con questo bel materiale, bello resistente. Vai, finché puoi, io li sto finendo i blocchi. Comunque, qua abbiamo messo dei pulsanti. Ogni pulsante attiva una cosa. Qui questo pulsante attiva il propulsore, però è un problema, perché il propulsore, se è attivato da solo, poi ci fa sbandare. Vero. E quindi come possiamo risolvere, Ingegner Watson? Quindi io toglierei quel pulsante che hai messo là, Gigi, no? Quello che hai messo vicino alla cosa di comando. Aspetta, lo levo, ok. Ok, ma pure il sedile, perché il sedile non comanda quello giusto, mi sa. Allora aspetta, io mi metto il sedile qua. Vedi, e io non faccio niente. Ecco, vedi, questi sedili comandano tutto. Perfetto. Ok, voglio... adesso dovete piazzare altre protezioni davanti. Io qua metto dei blocchi di acciaio, senza metterli sotto terra, perché sennò ci bugghiamo ed è finita. Metti tutto. Poi mettiamo anche una porta. Sì, una porta che non so dove ci porta, ma ci porta la sicurezza. LOL, che grande battuta che hai fatto, sai. Raga, ma non credete che stiamo molto esagerando con tutti questi propulsori? Qua mi dice che andiamo troppo veloce e ci schiantiamo. Secondo me riusciremo ad arrivare fino alla fine, alla velocità della luce. Guarda che con l'ultima volta che ho buildato una roba del genere ho battuto Kid Flash in velocità, quindi mi sa che riusciremo a vincere subito. Hai battuto Flash! Esatto, proprio lui. Ok, va bene, allora direi che siamo abbastanza pronti, no? Abbiamo fatto una cosa incredibile, possiamo partire? Aspetta, come su una lanterna. Non ci serve a niente la lanterna. Fidati, serve, andiamo. Allora io vado qui sul trono. Dobbiamo guida solo uno? Chi guida? Guida tu. Mi fido di te, mi fido di te, non farci schiantare. Aspetta, ma... non partite. Ci sta un coso storto lì. Quello ci fa sbandare dietro. C'è un motore che va stortissimo. Non è mio. Chi l'ha messo quello? È mio. Vedi, lo sapevo. Incredibile. Vai, partiamo. Andiamo, via. Partiamo. Wow! Sì. Non attiviamo i propulsori. Calmi. Si sta volando tutto. Che succede? Che cosa succede? Però stiamo proseguendo abbastanza tranquilli, Allora, io più che altro ho messo quelle casse, ma non so cosa fanno esattamente. Ma non lo so. Abbiamo lasciato un blocco per strada. Vi consiglio di rimanere seduti, ragazzi, perché se no da questa zattera cadete. General Gigino, vai. Vado dove? Non lo so, guidaci, perché tu prima sei arrivato praticamente quasi alla fine, quindi devi insegnarci. Oh, aspetta che c'è qualcuno che ci sta facendo sbandare. Chi è che ci fa sbandare? Aiuto! Ok, ci siamo, okay. Calmi. Forse c'è un problema tecnico, abbiamo fatto la zattera troppo doppia e ci andiamo a schiantare. Bobby! Ma io voglio bene a Bobby, ma continuava a saltare e non stava seduto. Infatti, Bobby c'ha qualche problema proprio di... È un idiota, Bobby. Guarda, Gigino, c'è un pesciolone. Gigino. Aspetta che torno indietro, facciamo retromarcia. No, andate dritti, per cortesia, andate dritti. Ma che disastro. Possibile che facciamo soltanto zattere disastrose? Oh, io prima l'ho tirato dritto, Tu prima hai tirato dritto, devi insegnarci. Io per questo ti chiamo General Gigino. Perché tu non sai come prima sei arrivato alla fine. Ma perché secondo me noi sbagliamo. Solo uno deve mettere i suoi propulsori, perché io magari indico i miei verso sinistra, l'altro li fa a destra e si sminchia tutto. No, ma in realtà è bene. Mettetevi d'accordo. Guarda i propulsori dietro. Mettetevi d'accordo. Allora, adesso appena devi andare a destra dici destra, e appena devi andare a sinistra dici sinistra. Vai. Ma se lo fa uno solo e basta? No, ormai è troppo tardi. Bisogna sinistra così. Sinistra, vai. Oh, yes. Yeah. Destra! Vai! Oh, madonna, meno male abbiamo messo le protezioni, Mamma mia, qua stiamo entrando a sfondamento su qualsiasi cosa. Sinistra!
Centrale! Che cos'è qui? Art Attack! Sì, ma cambiano i livelli! Che bello questo gioco, è il mio preferito! Oh, è tutto rosso! Se solo ci fosse stato Bobby! Senti, Bobby è colpa sua, eh! Bobby, qui è diventato tutto rosso! Pensiamo, ti pensiamo! Come no? Ma in che senso? Ma come, in che senso? È una cosa carina. Ma ti stai... È bella. No! Dovete schivare. I tornati prima non c'erano. Schivate. Destra. Dove sta andando questo idiota? Io so che Corato che sta guidando è quel maiale schifoso. Ma lo capisci che deve andare a destra? Dritti, ragazzi. Ok, ci siamo. Bravi. No, che c'è l'altro lagaro. Questo ci ruba tutti i blocchi. Dai, che arriviamo nell'altra parte. Ok. Le rane, questo è più tranquillo. La casa dello Shrekking. Oh, yeah. Guarda, quelle case. Io mi sta crescendo. Somebody was C'è un problema, Max. Cos'è successo? Cosa è successo? Perché è iniziato tutto? Cosa sta succedendo, ragazzi? Ma che casino avete combinato? Ma che distruzione! Io non ho fatto niente. Mamma mia, veramente. Bobby. Oddio, alla fine, buttatevi, scendete. Cioè, no, non è vero. Siamo morti un'ora fa. Siamo morti da mezz'ora. Maialino, perché mi sa che è colpa tua. Allora, ragazzi, ho l'idea Dimmi. Definitiva. Noi adesso non costruiremo una zattera in larghezza, la costruiremo in altezza. Io ho fatto la mia zattera. È un'idea giusta, secondo me. No. Potrebbe funzionare, ma se non la proviamo, dobbiamo vedere prima. Gigino, questa non è una zattera, non può funzionare come zattera. Ma nemmeno così, non può andare. Non può. Guarda. Io, ragazzi, guarda. Quando volete. No, Gigino, dobbiamo costruire una zattera tutti quanti insieme. E adesso dobbiamo costruire la base. Andiamo, ragazzi. Prima facciamo una bella base così. Guardate bene così, bene. Aspetta. Devo. Vai, tu continua. Ok, poi dobbiamo fare una sorta di scala pure, eh. Io, aspetta, no, Max, non va. Devo comprarmi altri blocchi. No, //1. Ma non siamo su Minecraft. Gigino. Aspetta, io devo prendere altri blocchi, che qua non ne ho abbastanza. Quindi mi prendo, prendo questi che mi sembrano proprio. No, non è vero, non sono per niente resistenti. Prendo questi qua. Vai. No, però ne voglio di più perché ne abbiamo veramente po'. Chi mette il solpione? Chi è che sta mettendo questi cosi lunghi di lato? Io sto facendo il mio spazio personale nella barca. Allora, adesso vado a mettere un bel motorino qui dietro e vado a mettere una sedia qui davanti che dovrebbe guidare, credo. No, aspetta. Mettiamo pochi motori. No, perché non me lo... No, chi? No, che... usate i propulsori che ci vanno a schiantare. Metto la sedia, dovrebbe funzionare? Ok, bene, funziona la sedia. Ok, benissimo. Poi, bene. E qua dovrebbe bastare tutta questa roba. Cioè, in teoria questi propulsori dovrebbero gestire tutto quanto, no? Io lo spero per te. Ok. Io lo spero. Ok, adesso andiamo a mettere invece altri materiali. Bene, io ho ancora 600 blocchi, quindi abbiamo a disposizione un bel po' di grandezza e un bel po' di ampiezza. Andiamo a rendere ancora più grande. Ragazzi, servono protezioni davanti. Gigino, guarda, sta cacca che stai costruendo qui davanti, qui di lato, non serve a niente. Che cos'è sta roba? È la mia parte. Non vi voglio con me. Sì, te l'ho coperta perché fa schifo. Oh, grazie Bobby. Allora, mettete le robe davanti. Bisogna proteggere la base. Lo facciamo tutto, tranquillo, Watson. Vai. Aspetta che metto quello che serve. Allora, la candela la mettiamo una qua e una qua. Le candele, ma che serve la candela? Ma mettete qualcosa di più utile. Ma fidati, le candele servono perché una candela al giorno leva il profumo di torno. Non ha senso quello che hai appena detto. Io, guardate, piazzo anche delle altre strutture qui in alto. Ma è diventata un'astronave sta cosa, non è una zattera. Piazza tutto. Guarda che roba. Ti vorrei dire che secondo me non è più lunghezza ma è comunque larghezza. Siamo stati molto stupidi noi. Ma non ti preoccupare, stupidi ci sarà tu e l'altro. Tu e tua mamma. Tu e Bobby. Non ti preoccupare. Non mi insultare. Non ti preoccupare perché qua, guarda, noi andiamo a rendere super sicuro tutto quanto. Bello massiccio, bello duro.
così va bene, eh? Duro? Bello, duro, duro. No, ragazzi, vi giuro, mettere un motore che fluttua in alto non serve a niente. Io faccio le porte e non mi interessa. Ragazzi, ecco, no, qua. ragazzi, dovete sistemare i motori lì sotto. Sono tutti storti, compenetrati dentro i muri. Così ci blocchiamo subito. Oh, questo è proprio un macigno da battaglia. Se prendiamo questa, io mi ritiro dall'aeronautica. Vai, allora, noi ci sediamo qua mentre Gigino è il nostro capo guidatore. 3, 2, 1, vai! Andiamo! Ma what the fuck, ragazzi, avete rotto i motori. Io lo sapevo, ma c'è sempre qualcosa che va male. Si è aperto il palloncino. Ma ora mi spiegate chi è il genio che ha messo il motore fluttuante. Quello sono stato io. E poi il porco? È stato il porco. Sì, colpa sua, colpa sua. È stato il porco. Ma quei motori non erano miei, ve lo posso assicurare. No, porco, sei stato tu, io lo so che sei stato un porco. Allora, vabbè, l'importante è che comunque la zattera sta continuando anche da sola. Magari se noi... Sì, ma non possiamo girare. Vabbè, noi ci affidiamo. Oh, però guarda che ci sono dei cose che si muovono, eh. Sì, questo qua sopra però non tocca. Però quelli sotto sì, quindi in teoria dovrebbe un minimo funzionare. Vai, allora chi guida deve essere intelligente. Chi è che guida? Scusate, chi è che guida? Mi sa... Sì, sto guidando io, ma... Porceddu, mi sa che devi farti una nuova... Porceddu! Mi sa che devi farti una nuova patente di guida delle navi, perché non so... Siamo storti! Vabbè, però guarda... Siamo storti! Guarda che in realtà, cioè... la barca comunque sta continuando ad andare dritto. No, che cosa è successo? È un larpione. Ragazzi, chi è che l'ha arpionato il muro? Che disastro! Ragazzi... Io adesso mi do a costruire. Stiamo volando. Togliete l'arpione. Aiuto. Aiuto. Cosa, ma stiamo fluttuando? No! Aspetta che torniamo in acqua! No, ribaltati bene! Guarda! Siamo vivi! Ma come fate a essere vivi? Incredibile! Adesso vi recupero. Immagino, costruisci una mini zatterina minuscola. Tu non hai idea di cosa faccio adesso. Vai. Noi stiamo andando dritti, che è una roba clamorosa, eh. Guarda qui come continuiamo all'arrembaggio. Tranquillo, mo arriva il Gigi. Piano vassallo e va lontano. Giusto, anche perché abbiamo creato, penso, la zattera più corazzata della storia di questo gioco. Quindi, anche se non possiamo comandare le direzioni, comunque in qualche modo dritti ci andiamo. E quindi, comunque dovremmo resistere abbastanza. Ora non lo so, perché ci stanno cadendo troppe note musicali addosso e inizio a vedere che ci sono buchi un po' ovunque. Ma io non posso partire. Perché no? Perché ci siamo già noi, è vero. E allora ragazzi, no, perché serve un'altra persona. Ragazzi, allora uno di voi che si sacrifica e parte con Gigino. Ma io ho fatto una. Ma Bobby, vai Bobby, che sei abituato a morire. Ma sono rimasto con il porco, no! Sei un porcellino pure tu, no! Allora, ma cambiano anche i colori della zattera, ma che figo! Comunque vedrai che ti porta la vittoria, Catnap! Ma guarda, io lo spero, perché sennò veramente ti... Vieni qua! Vieni qua! Sono veramente curioso di sapere Gigino con Bobby che cosa stanno facendo, perché veramente sto facendo il Titanic, lascia stare. Allora io vi consiglio di fare una cosa piccolina, perché Schiaccia lancia. Una cosa piccola. Vai, sì. Oh, sentitemi, una cosa piccola che comunque sia guidabile. Zio, siamo già partiti, tu sei indietro. Ma come siete già partiti? Siamo già all'arrembaggio, tu non hai capito niente. È possibile, qua si stanno rubando blocchi, aiuto! Oddio, no, ci stanno rubando tutto, noi ci schiacchiamo ora. Ma si vince. Scusami, maialino, ma perché hai un cuore in testa invece del maiale? Cosa è successo? Ma mi sa che i tornado mi piacciono, ecco perché, mi hanno rubato la testa e... Te la sei fatta rubare, zozzone, dai tornado. Attento che ci sono i coccodrilli! Sotto la terza sedia, sono tutti. Aiuto! Ci sono altre sedie lì sotto! Prendi quelle! Prendi quelle! Vai! Ma che sei troppo tardi! Ok.
Vai, io... Ah! Oh mamma mia, noi siamo in una situazione di crisi estrema. Io sto facendo delle manovre da Capitan Findus. Niente, qui si è rotto ogni tipo di sedia, mi dispiace. Però sei stato aspirato. No! Oh. Sei rotto anche la mia. Oh no. Ma non servono le sedie, io prima ho fatto tutta la cosa senza sedie. Cosa hai detto, maiale? Ho detto manca poco, dai. Oh, oddio. Finalmente. Ma tu sei morto? Ah, no, sono qui. Che succede? Cos'è sta roba? Si è tolta l'acqua. Ah! Oddio, mi sa che è la fine. Scendi, non è la fine. Non scendere. Ah, no, è lo tsunami. Mi sa che è lo tsunami. Ma non è uno tsunami. Non è uno tsunami. Allora, io mi arpiono. Vai. Ok, sono arpionato. No! Non più. Aia! No! Ok. Vedi, si toglie l'acqua e noi dobbiamo cercare di rimanere anche se non c'è l'acqua. Voi come procedi di là? Qua è un disastro. Madonna mia, no. Cioè, noi dobbiamo sopravvivere a ogni buco di questi. È un casino. È molto difficile, ma secondo me ci possiamo riuscire. Ma si sta spaccando tutto. Comunque io ti ripeto, Max, costruzione piccola, tanto un muro davanti e una cavolo di elica. Basta quello. Cosa dici che sei guida meglio? E noi stiamo tirando dritte e sto facendo delle manovre da veramente Capitan Findus. Va bene. Allora sarà per la prossima volta. Ormai adesso noi siamo al range finale. Quasi. Manca ancora. Noi siamo ai tornagli adesso. Siamo ai tornagli. Oddio. Ok, sono al sicuro. Siete morti? Siamo affondati. Ragazzi, sì. Io ve l'ho detto. Cioè, comunque fare le cose grosse ci sarà un motivo per cui è utile. Vero. Però adesso faccio un'altra cosa. Guarda che noi siamo alla cosa semifinale. La nostra zattera è quasi distrutta. No! Dove sono? Ce l'hai. No, le bombe. Mi sembra eccessivo. Aiutami. No. Guardami. Oddio. E come faccio ad aiutarti? Non lo so. Mi sa che... Mio l'arpione. No, Bobby, leva. Mi sa che è finita. Scusa. Mi sa che è finita, bro. No. Aiuto. Vieni qua sopra, vieni qua sopra. Pomponi ovunque. Oh, guarda che ci siamo. Mi sono salvato. Ci siamo quasi. Manca l'ultimo. Bobby, devi levare. Scusa. Cosa hai fatto? Che succede? No, il porco ci ha distrutto tutto. Il porco ha fatto un casino. Cosa ha fatto il porco? Stavamo continuando, si è arpionato al muro vicino a una bomba. Andiamo a posto. Ha distrutto tutto. Un casino. 9 secondi. Stai fermo. Tutto bene? Stai fermo. Quattro secondi dovrebbe staccarsi. Ok. No. Perché c'è l'acqua? Madonna mia, ragazzi, un casino qui, eh. Io sono arrivato al coso finale. Però ci sono dei blocchi troppo grossi. Ma se io mi sa che ho buggato il system. Come hai buggato il system? Puoi guardare il mio schermo? Sì. Che cosa è successo? Guarda come stiamo chillando. Mamma, state alle Bahamas. Mamma mia, stiamo prendendo il sole, che è una meraviglia. Che bello. Allora, ragazzi, a me manca l'ultimo. Cioè, sono letteralmente al coso. Sei arrivato dove ero io? E qui ci sono tutti i sassoni giganteschi. Lo so, ti serve tanta protezione. Non li puoi schivare. Cavolo, a me la protezione però pian piano si sta distruggendo sempre di più. Si va sempre più sottile, sì. Un casino. Oddio, ok. Oh, noi stiamo facendo i livelli con sta roba, Io appena muoio vi dico basta, perché veramente è una roba impressionante. Vai. Ok, bene. Si è preso la parte che c'ha più protezione. Passa in qualche modo. Vai. Dai, che ce la fai, amico. Vai, io credo in lui. Che teoria, se assumiremo questo dovremmo mezzo farcela. Vai. Me ne vado di qua, sono sicuro. Ce l'hai. Vado. Ce l'hai. Oddio, c'è il tesoro. Sta arrivando la parte del tesoro. Manca l'ultimo pezzo, ragazzi. Vai. Oh mio Dio, che disastro. C'è un po'. Oh cavolo. Non dirmelo. Sono morto. No. A un centimetro. A un pelino dal tesoro, ragazzi. Non ci posso credere. Va bene, ragazzi. È stato un'avventura incredibile. Guarda che io ce la faccio. Guarda qua. Dai, ce la faccio, Gigino. Ma voi a che punto siete arrivati? Scusate.
guarda, è già tanto che siamo ancora in piedi, siamo un po' storti. Va bene, esatto. È stata un'avventura divertente per tutti amici gatti. Non voglio vedervi mai più, mi avete messo paura. Ciao! Ciao!